Il passaggio da Office 2003 alla versione 2007 prima e 2010 poi ha costituito un'innovazione grafica veramente importante. Siamo passati da un'interfaccia a menu a quello che viene chiamato interfaccia a nastro. In parole semplici, possiamo dire che sono stati eliminati i tradizionali menu per essere sostituiti con un sistema a schede detto barra multifunzione o ribbon, che tradotto ha il significato di nastro. Nel momento in cui rendiamo attiva la cella facendoci clic sopra, mentre in B3 troviamo riportato il valore 10 che troviamo anche all'interno della barra delle formule, quando ci spostiamo su D3 vediamo che in questo caso 10 è il risultato di una funzione molto semplice, la somma, che coinvolge le celle B6 e B7. La cosa importante è ricordare che bisogna indicare almeno i primi due valori della serie. Come prima, nastro inserisci e scegliamo il tipo di grafico a linee. Vista la complessità delle operazioni di stampa, è buona norma verificare con attenzione l'anteprima di tutte le pagine che vogliamo stampare per evitare quegli errori, in verità assai comuni, che generano soltanto spreco di carta e toner. L'etichetta file che abbiamo lasciato da parte è stata introdotta in Office 2010 e è colorata proprio per catturare l'attenzione dell'utente. Qui sono elencati, con un elenco simile ai vecchi menu di Office 2003, i comandi relativi alla creazione, apertura, salvataggio, gestione dei file recenti e stampa dei documenti creati con Word. Nel nastro layout di pagina troviamo i controlli per la gestione del documento: margini, orientamento, dimensioni, colonne. Dobbiamo infatti sempre calcolare i margini di default, che sono di 2 cm a sinistra e 2 cm a destra, per un totale appunto di 21 cm. Mutualmente significa che a fronte di un campo univoco, come il sesso, dove i valori possono essere esclusivamente 2, possiamo scegliere una strada piuttosto che un'altra, a seconda che la condizione sia vera. È come la funzione if. Tutte le voci dell'interfaccia sono presentate ora in una striscia detta appunto nastro, che mostra i pulsanti iconici delle diverse funzioni.